tutti. Anticipazioni di giovedì 27 luglio. I dipendenti di Dos Casas non cedono alle lusinghe di Ega Riquez e decidono di rimanere con il loro padrone. Rosario continua a svenire. E Lucas riferisce ad Alfonso che la donna si sta lasciando morire per il dolore. A Miela Marga giunge una lettera per mensia dall'Accademia delle Belle Arti, in cui viene accusata del furto di un reperto. Il negozio di Mariana viene svaligiato. E Gracia lo interpreta come un segnale, deve chiuderlo, perché non ha senso gestirlo senza la sua amica. Camila è di ritorno dalla fabbrica tessile dopo aver parlato con Emilia e viene raggiunta da Nestor, che sembra voler vendicarsi di lei. Buona settimana a tutti da Angel e ricordatevi, iscrivetevi. Ciao!